la cancellazione dei posti, delle cose che i coniugi avevano prima di sposarsi, la cancellazione delle identità e forse, dice Marias, anche la cancellazione dei motivi che hanno fatto innamorare dell'altro ciascuno dei due. E a proposito dell'innamoramento, Marias fa quest'altra riflessione, devo dire, non inedita, riflessione per cui c'è sempre una asimmetria in un rapporto d'amore, come se qualcuno fosse più innamorato dell'altro o, dice più esattamente Marias, costringesse l'altro a farsi amare. Cosa che però, dice Marias, non è stabile all'interno di una coppia, ma evolve nel corso del tempo, per cui può succedere che i ruoli si scambino e quindi qualcuno che all'inizio era costretto, diciamo così, ad innamorarsi e poi è il motivo dell'innamoramento dell'altro.